Assemblea congressuale territoriale di Pescara della CISL, oggi a Villa Immacolata, si parla di lavoro, si parla di occupazione, i temi sono sempre quelli, con una prospettiva di sviluppo per la nostra provincia e per la nostra regione, è così? Sì, ci sono in campo alcuni provvedimenti a livello regionale importanti, penso al Masterplan, penso al piano delle opere pubbliche del comune di Pescara. Il Masterplan prevede 1,5 miliardi di euro di investimenti. Noi dobbiamo stare lì e vigilare affinché queste opere, che sono strategiche per tutto il territorio regionale, si facciano e si facciano in fretta. Purtroppo il problema di fondo che abbiamo riscontrato è che c'è un lasso di tempo troppo lungo tra la gara d'appalto e poi l'avvio del cantiere, addirittura si parla di 30 mesi, noi non possiamo permetterci questi tempi così lunghi, noi dobbiamo fare in modo di accorciarli in maniera significativa, perché c'è bisogno di far ripartire le opere pubbliche e con le opere pubbliche la filiera è importante dell'occupazione. Noi abbiamo una disoccupazione giovanile che in provincia di Pescara si attesta intorno al 55%, una disoccupazione più in generale al 13,8%, cioè abbiamo dei dati davvero allarmanti e noi dobbiamo approfittare di questi strumenti per far ripartire l'economia, lo sviluppo e l'occupazione. Abbiamo fatto un grande lavoro di interregionalizzazione e di accorpamento di alcune strutture, quindi adesso noi abbiamo delle strutture di federazioni molto forti, molto importanti, che sviluppano delle politiche sia industriali che dei servizi assai importanti, assai attente, quindi sono interlocutori molto forti sia per la CISL, perché fanno parte integrante di questa nostra confederazione, e sia con le controparti istituzionali, quindi il ruolo delle federazioni addirittura è diventato più centrale e più forte rispetto al passato.